in Trentino. Siamo in Trentino Alto Adige. Strade spettacolari, guardate che curvone. Quanta coppia c'ha sta moto, ragazzi! Guarda! Un colpettino di gas in penna, è impressionante! È la moto più ignorante che esista! Paesaggio magnifico, raga, mi sto proprio divertendo. Qua la strada è meravigliosa, veramente bellissima. Questa sembra appena asfaltata. Bello, bello il paesaggio. La strada è bella, ma anche il paesaggio. Le montagne, bellissimo. Bello, bello. Faccio vedere un po' di moto, raga. Di moto seria. Eccoli qua, eccoli qua. Che figata. KTM 1290. Stupendo. MT-09 SP. Ragazzi, questa è una strada con un paesaggio mozzafiato, veramente. Dopo dovrebbe essere bellissima. Stiamo andando, ricordo, a Monte Boldone. Sto squagliando con la tuta. Però la sicurezza prima di tutto. Ma quanto è bella l'Italia. Guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo! Mamma mia! Lago di Garda! Lago di Garda immenso! Meraviglioso! Che spettacolo! Questa è proprio una bella strada! Ma sono tutte belle le strade qui, è assurdo! Il bello è che non sono neanche tanto trafficate. Comunque, ragazzi, continuo. Cioè, oggi ho avuto la conferma di quello che pensavo. Cioè che 95, 100 cavalli, 120 cavalli, quelli che volete, ma anche 70. Bastano e avanzano su strada, bastano e avanzano. Abbiamo moto tanto diverse noi nel gruppo, abbastanza diverse, con cavalli abbastanza diversi, e comunque andiamo allo stesso passo. Quindi avere una moto da 200 cavalli è completamente inutile per l'utilizzo stradale. D'altro canto, ovviamente, ci sono persone che vanno anche in pista, e in quel caso avrebbe senso, ma solo in quel caso, secondo me. Poi uno è liberissimo di comprare moto da 200 cavalli anche se non li sfrutta per niente, perché sono moto bellissime, ovvio. Però se bisogna fare una scelta, onestamente, una scelta intelligente non è quella della moto di questo genere. Sai che iniziano le curvettine qua. Guardate il posto in cui siamo. Mamma mia, che bello. Io ho le ginocchia a pezzi.
tra le ginocchia a puttane, sono malissimo. Mamma che montagne. Ti senti minuscolo dinanzi a montagne del genere. Siamo insignificanti. Sta R6 davanti, c'è un sound meraviglioso. Vecchiotta questa, mi sa del 2000. Ma guardate là, ma sembra, mi viene in mente il film King Kong, quelle montagne lì. Vigneti, c'è una fame, non ce la faccio più, mi sento svenire, mi sento.
arrivati a Monte Mondeno, Molbeno, non mi ricordo. Guardate che spettacolo. Com'era sta strada? Ti è piaciuta? Impegnativa, eh? Fighe, la strada i tornanti erano mica strettissimi. Non mi è piaciuto. Troppo stretto, poi sentiva fresco. Sì, avevo paura anche io di terra. Guardate sto tornante! Che bello! Che spettacolo, guardate che spettacolo! Niente! Stavate mettendo il video perché a me non ce la faccio più, non vedo l'ora di arrivare a casa. Io vi saluto ragazzi, grazie mille per aver guardato il video, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete un commento qua sotto. Vi saluto con questo sound di KTM 1290. Ciao ragazzi, alla prossima uscita!